Buongiorno e benvenuti a Un giorno un allenamento. Oggi vi mostreremo degli esercizi per la mobilità articolare delle spalle. Innanzitutto ci servirà una parete. Noi qui in palestra purtroppo in questa sala abbiamo gli specchi, quindi ci appoggeremo allo specchio. Partirete dalla stazione retta, come è Angela in questa posizione. In appoggio avrete il bacino e la zona dorsale alta. Le gambe saranno leggermente divaricate, sempre la larghezza del bacino, e i piedi distanti e paralleli. Da questa posizione importante sarà l'atto respiratorio. Prenderete l'aria, le vostre braccia si allontaneranno dal corpo, disegneranno una sorta di cerchio, arriverete fino a quando le vostre braccia non si staccheranno dalla parete. Dopodiché butterete fuori l'aria dalla bocca e ritornerete con le braccia lungo i fianchi. Prendi l'aria, fuori porta sulle braccia, fuori l'aria e ritorna. Ovviamente adatterete l'esercizio alle vostre, puoi continuare, alle vostre capacità, al vostro limite di sopportazione della spalla. Ripeterete l'esercizio circa 10 volte. Dopodiché passeremo al secondo esercizio. Il movimento sarà lo stesso. Eleveremo però un solo braccio, destra o sinistra, tanto poi le farete entrambe le braccia. Eleviamo un braccio all'esterno e incliniamo il busto verso la direzione del braccio disteso, flettendo il ginocchio della direzione in cui andate. Anche qui avete preso l'aria, fuori l'aria, ritorno. Mi raccomando, non staccate, vai dall'altra parte, la zona del bacino e delle spalle, quindi del dorso alto, dalla parete. Dovrete percepire i contatti e mantenerli. Anche qui faremo circa 10 ripetizioni. Se volete, potete, vai dall'altra parte, anche contare 5 per lato oppure 10, come riuscite. Mi raccomando, ricordatevi di respirare. Fletti ginocchio nella direzione in cui vai, facciamo l'ultimo dall'altra parte. Prendi l'aria, allunga bene, flettiamo il ginocchio, fuori l'aria, ritorno. E abbassi. Potrai ripetere questi due esercizi semplici per 3 volte. Grazie e buon allenamento!